Finalmente siamo alla quarta tappa della evoluzione della dottrina sociale della Chiesa, la possiamo definire la profezia. Questa tappa coincide con il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, il quale ha ricevuto dalla storia e dalla provvidenza la missione di portare la Chiesa dal secondo al terzo millennio cristiano. E qui la questione sociale, essendo ormai di dimensioni mondiali, come già era avvenuto nel terzo periodo, però passa, per dire così, dai problemi della quantità nella ridistribuzione dei beni per la sopravvivenza dell'umanità al problema della qualità. Entra in crisi la qualità della vita umana. È l'aspetto qualitativo sul quale insiste la dottrina sociale della Chiesa. E io vorrei sottolineare soprattutto questi tre aspetti dell'insegnamento sociale di Papa Giovanni Paolo e un po' di tutta la dottrina sociale di questo periodo, comprendendo anche la rapida apparizione di Papa Luciani, che come una meteora ha preparato la strada a Giovanni Paolo II. La prima affermazione forte della dottrina sociale di questo periodo è il Vangelo della vita. Su questo punto Papa Wojtyła è stato forte. Il primato della persona umana, il primato della vita, il primato della famiglia. Se si vuole costruire un mondo nuovo, un mondo migliore, dobbiamo partire dalle fondamenta. E il primato della vita ha valore assoluto. A che mi servirebbe avere il diritto di parola, il diritto di associazione, il diritto di libertà di movimento se mi viene negato il diritto alla vita? Quindi il diritto alla vita è fondamentale. E allora fa vedere come il Vangelo illumina i problemi della vita umana, la dignità dell'uomo fin dal primo momento della sua concezione fino all'ultimo momento della sua vita, la famiglia e il problema della educazione e della formazione. Seconda grande direttiva di questo periodo che la dottrina sociale della Chiesa sottolinea con la forza che tutti ricordiamo di Papa Wojtyła, il Vangelo del lavoro. L'ingresso delle nuove tecnologie nel mondo del lavoro, i mercati che diventano sempre più globalizzati e universali portano la necessità di un approfondimento del lavoro. E allora il Papa ha voluto analizzare il problema del capitalismo e ha detto che il profitto di per sé non è un male. Il problema è che il profitto è al servizio dell'uomo e non mettere l'uomo al servizio del profitto. Quindi il valore del lavoro non sta tanto nel tipo di lavoro che si fa, ma il lavoro è degno di rispetto perché è fatto dall'uomo. E di qui la sintesi del Vangelo del lavoro: il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro. Questo è un germe quasi rivoluzionario, pur nella sua tradizionale verità, perché fa capire come certe forme di produzione, certe forme di conduzione dell'impresa, che mirano ad altre finalità che non sia il servizio dell'uomo, rischiano di compromettere la dignità della persona e la pace del mondo. Però un elemento particolare del Vangelo del lavoro, che è molto bello, è quello del concetto di concreazione. L'uomo non è un solo esecutore. Il lavoratore in fabbrica, il lavoratore in un'azienda, non è un semplice esecutore, è un creatore. Dio ha creato il mondo in modo così bello, ma poi ha lasciato all'uomo la vocazione e il dovere di condurre a termine la creazione. Quindi nel lavoro l'uomo proietta se stesso. Ecco perché la disoccupazione è un male terribile, perché un uomo che non lavora non si realizza come persona, diventa un peso della società, deve dare il suo contributo, è concreatore il lavoratore, se ci ricordassimo di questi valori. Finalmente il terzo grande impulso della dottrina sociale in questo lungo periodo è il Vangelo della carità. E qui c'è tutto il discorso sulla opzione preferenziale dei poveri che, stimolato dal Concilio,
Poi Papa Giovanni Paolo II approfondì quindi tutto il discorso della teologia della liberazione, che non va condannata in blocco. Esiste una teologia della liberazione vera, che è la liberazione cristiana, ed è un peccato che, preoccupati di combattere contro le deviazioni di questa teologia, che voleva fare una lettura materialistica del Vangelo, che usava categorie marxiste per interpretare il fenomeno di Gesù e del suo annunzio, si sia passato sotto silenzio, si sia messo in secondo piano la vera dottrina della liberazione cristiana, che è il senso rivoluzionario del Vangelo. Ora questo, nella lontananza da quel periodo, comincia a diventare più chiaro, e in pratica il grande principio su cui si basa questa lettura è che la giustizia ci vuole. Senza giustizia non c'è stato di diritto, ma la giustizia da sola non basta. La giustizia è fredda. Viene dopo, quando uno ha commesso un delitto, non perdona. L'uomo ha bisogno di amore. Di qui la civiltà dell'amore come intuizione della dottrina sociale della Chiesa, e Paolo VI, in un discorso mai dimenticato ai Campesinos di Bogotà, ebbe a dire che la lotta per la giustizia è il primo scalino dell'amore. Diamo quindi quello che è dovuto a tutti, ma poi ricordiamoci che ci dobbiamo amare, ci dobbiamo perdonare. Dobbiamo darci la mano per costruire un'umanità più giusta e fraterna.